Siamo qui oggi in piazza come potere al popolo perché a pochi spazi da noi la ministra Santanchè sta discutendo in Parlamento della gestione poco chiara delle sue imprese. Infatti, come risulta dalle inchieste giornalistiche e aperte dalla magistratura, la Santanchè abbia avuto una gestione poco adeguata delle proprie imprese. Parliamo infatti di aziende che sono state spolpate, di lavoratori che non hanno ancora ricevuto i propri TFR, di lavoratori che sono stati licenziati. Tutto questo mentre anche durante il periodo pandemico sentivamo la Santanchè narrare costantemente nei salotti televisivi che questo paese è andato avanti grazie agli imprenditori che come lei erano riusciti a far sopravvivere tanti lavoratori perché altrimenti per la mancanza dello Stato non sarebbero riusciti a sopravvivere. Beh, la Santanchè era la stessa che mentre mi opponeva i propri lavoratori a zero ore in cassa integrazione continuava a farli lavorare come se niente fosse, il che vuol dire che era lo Stato che pagava i suoi dipendenti mentre appunto lei si appropriava indebitamente della cassa integrazione, almeno da quanto pare dalle inchieste giornalistiche. Tuttavia quello che ci interessa più oggi non è la Santanchè in sé per sé, ma è la Santanchè come simbolo di questa classe imprenditrice nostrana, una classe imprenditrice che costantemente piange miseria, che costantemente vuole gettare la colpa sui lavoratori, senza contare il fatto che invece abbiamo 10 milioni di lavoratori che sono poveri, abbiamo tanti lavoratori che continuano a lavorare con un salario che è previsto per contratto con salari inferiori ai 7 euro l'ora, e che significa che sono lavoratori che vanno a lavorare per essere poveri. Abbiamo una Santanchè che continua a denunciare la cittadinanza italiana, tutti coloro che prendono il reddito di cittadinanza come dei parassitari, senza appunto contare che quello che loro offrono è lavoro povero e misero. Ed è per questo che siamo qui oggi, per rivendicare condizioni di lavoro e dignità per tutti e tutti e per far sì che la nostra proposta di salario minimo a 10 euro l'ora, che oggi si dimostra essere più necessario che mai, diventi effettivamente legge.